campionato, sceglierò la Premier League, che è quella anche come grafiche più bella di tutte, non ci saranno soltanto squadre inglesi. Ci saranno le squadre più forti al mondo, le 20 squadre più forti al mondo, o comunque quelle più affascinanti, secondo me, perché sarò io a sceglierle. Ed eccoci qui, finalmente, salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale in questa nuova serie, in questo primo vero episodio della Superlega di FIFA 20. Ve ne ho parlato in tutte le salse, l'avete vista ultimamente sul canale, perché la settimana scorsa, o comunque 10 giorni fa al massimo, è uscito un video che avete visto, insomma, all'inizio di questo, all'interno del quale vi spiegavo cosa sarebbe stata questa Superlega. Ve lo spiegavo meglio qualche giorno dopo in live, quando ci siamo ritrovati a costruirla in modo vero e proprio, quindi con il calciomercato. Ci siamo divertiti, ho messo assieme, grazie al gruppo Telegram dove vi invito a seguirmi, altri 19 ragazzi oltre a me, e abbiamo scelto delle squadre, insomma abbiamo sorteggiato delle squadre e poi dei giocatori, i più forti ma non solo, anche i più ignoranti al mondo, perché adesso le squadre ve le farò vedere, ve le mostrerò e poi partiremo ovviamente con quella che sarà una carriera sostanzialmente. Quindi giocherò e commenterò le partite assieme a voi, proprio durante l'episodio, vecchio stile, ci divertiremo tantissimo. Prima di partire però mettetevi comodi perché vi comincio a presentare quali saranno le squadre di questa Superlega. Comincio con il dirvi che in live abbiamo sorteggiato gli 11 titolari, partendo dal capitano, poi portiere, difensori, centrocampisti e attaccanti. Per quanto riguarda i sostituti e le riserve, per arrivare a un totale di 20 giocatori per squadra, ci ho pensato io, lasciando i giocatori rimanenti nelle rispettive squadre, mixandoli un po' tra i più interessanti e anche i più scarsi, naturalmente per equilibrare un po' la situazione. Ma partiamo dalla Spagna, dalle spagnole, in ordine alfabetico partiamo dall'Atletico Madrid. La prima squadra che vi mostro, squadra che appartiene a Manuel Bombaci, Bombaci o Bombaci, perché non ho ancora capito dove sia l'accento sul suo cognome, Atletico, che è questa qua, quindi Burki tra i pali, e poi è un 4-2-3-1 con Lovren e Smalling al centro della difesa, Carvajal e Marcelo sugli esterni, con Valverde e Modric. Adesso lasciamo perdere il fatto che appunto ci sia rivalità tra Atletico e Real, perché qui il mercato ha ricostruito tutto quanto, quindi c'è Modric al centrocampo con il numero 10, poi occhio anche ai tre trequartisti, perché ci sono Willian e Bailey sugli esterni, Van de Beek alle spalle di Lewandowski, che è il capitano di questa squadra. Manuel lo ha scelto subito, ovviamente tra i capitani stile draft si poteva scegliere un portiere, un difensore, io per esempio ho scelto un difensore che vedrete più tardi, centrocampista o attaccante, e allora andiamo avanti. Restiamo in terra spagnola e spostiamoci all'ombra del Camp Nou, Barcellona, il Barcellona di Raffaele Di Bari. Anche qui ovviamente è stata ricostruita totalmente la squadra. È un 3-4-1-2 quello dei Blaugrana, con Lopez del Lione tra i pali, quindi Chiellini, Akanji e Tai in difesa, Rakitic che è stato riacquistato, così come Jordi Alba che avete visto a sinistra, da Raffaele, poi Isco e Coutinho sulla destra, Joao Felix, il capitano di questa squadra, alle spalle di Son e Cavani. E quindi anche questa è una squadra molto interessante. Poi mi raccomando, ditemi qui sotto nei commenti qual è secondo voi la squadra più forte, quella favorita almeno ai nastri di partenza. L'ultima spagnola è il Real Madrid di Luca Vidali. Questo il Real, queste le merengues, Keylor Navas che torna dal Paris Saint Germain, e poi è 4-2-2-2 con Nacho Fernandez e Rudiger al centro della difesa, Cancelo e Grimaldo sugli esterni, Paulinho e Witzel a guidare il centrocampo, con Aouar e Mané, il capitano, che sono i due trequartisti, alle spalle di Maurito Icardi e Roberto Firmino. Questa è una squadra che mi preoccupa onestamente, conoscendo anche gli standard di FIFA. Vi ho citato il Paris Saint Germain e ci spostiamo proprio in Francia per dare un'occhiata alla squadra capitolina, con Alisson tra i pali, Alisson che è il capitano, è stato il primo acquisto, il terzo in ordine cronologico dopo Messi e Ronaldo, ma era ovvio nei sorteggi, e poi è un 4-3-3 di contenimento, quello del nostro Gabriel, perché appunto ho scritto anche i nomi qui che non mi ricordo assolutamente nulla. Ci sono Bailey e Acerbi al centro della difesa, con Pereira e Tejes sugli esterni, Pjanic che si è Nainggolan, centrocampo di spessore, di fisico ma anche di qualità, e poi il tridente, Dembélé e De Deulofeu sugli esterni. Sì, avete visto bene, punta centrale, c'è Moscardelli. Un'ignorantata clamorosa, per questo vi parlavo anche di attaccanti ignoranti. Però questa è stata la scelta di Gabriel, no, non si può contestare. Comunque sia, le francesi sono due, c'è stato il Paris Saint Germain di Gabriel, e adesso diamo un'occhiata al Lione
di Samu. Lione in campo con un 4-3-1-2 davanti ad Handanovic, grande acquisto anche lui. Ci sono Upamecano e Koulibaly, Bellerin e Alex Sandro sugli esterni, Jorginho, Naby Keita e Fabinho compongono un interessante centrocampo, e poi anche il tridente offensivo particolare, perché potrebbe anche diventare un 4-3-3 questo all'occorrenza, ma 4-3-1-2 potrebbe ancora essere più pericoloso. Marco Reus alle spalle di CR7, che è il capitano, l'avevate già visto, e Dries Mertens. Ovviamente attenzione anche alle due tedesche che parteciperanno a questa Superlega. Partiamo dal Bayern Monaco, Bayern allenato da Riki Mura. Bayern in campo con Leno tra i pali, e poi è 4-3-3 offensivo con il trequartista, ma è un modulo che vediamo spesso e che vedremo spesso anche nelle prossime squadre. Leno tra i pali, poi Laporte, Diaz, Corona e Tagliafico in difesa. Toni Kroos, che torna dal Real Madrid ed è anche il capitano di questa squadra, con Kovacic a centrocampo, Luis Alberto alle spalle di Bernardo Silva, Ben Yedder e Oyarzabal. Questa è una squadra molto interessante, anche se poi nei nomi magari uno ci fa meno attenzione rispetto alle altre, no? Ad esempio rispetto al Borussia Dortmund, che schiera Szczęsny tra i pali. Borussia, non ve l'ho detto, allenato da Umberto Landi, che saluto. E saluto ovviamente tutti i ragazzi che partecipano. Szczęsny tra i pali, Pavard e Skriniar in difesa, con Arias e Alfonso Davies sulle corsie, Ndombele e Capitan Pogba a centrocampo nel 4-2-3-1, con Ferran Torres a destra, Eden Hazard a sinistra, non Torgan, Eden Hazard, Brandt alle spalle di Lautaro Martinez. Detto questo però usciamo dalla Germania, spostiamoci in una lega che assieme alla Serie A è quella che regala più squadre a questa Superlega, vale a dire la Premier League, e non poteva essere altrimenti visto che giochiamo proprio in Premier. Partiamo dai campioni in carica, dal Manchester City di Gabriele Ciciulla. Ter Stegen subito in porta, è lui il capitano, è stato il primo acquisto naturalmente. Poi è 4-3-3, contenimento anche qui, Bonucci e Maguire in difesa con Masina e Chilwell sugli esterni, Ndidi, Tolisso e Ramsey a centrocampo, con Callejon e Sanchez, e Nino Maraviglia, a supportare Haller, che sarà il terminale offensivo. Mentre sull'altra sponda di Manchester, all'ombra dell'Old Trafford, troviamo lo United. United allenato da Oreste, che tra l'altro tutti fanno il tifo per Oreste nei commenti delle live. Era pieno di forza Oreste, acquista questo, acquista quell'altro. No, è una cosa incredibile. Dovevano consigliare a me, consigliavano a Oreste. No, hanno consigliato anche a me, fortunatamente. Ma comunque ci arriveremo, eh. Manchester United ha specchio quasi rispetto al City, tranne per il trequartista nel 4-3-3. Donnarumma tra i pali, con Varane, Stones, Florenzi e Theo Hernandez sugli esterni per quanto riguarda il quartetto difensivo, Arthur e Sissoko a centrocampo, con Maddison che ha girato a trequartista, Messi, Leo Messi, eccola qui la squadra alla quale è capitato il 10 argentino, che tra l'altro è stato il primo ad essere sorteggiato. Resta è stato il primo in assoluto, il più fortunato, con Immobile e Kluivert. Sono altre tre le inglesi, una ovviamente non poteva che essere il Liverpool campione d'Europa, e allora De Gea tra i pali, prelevato proprio dallo United. Poi 4-2-3-1 con Sergio Ramos e Manolas al centro della difesa, Spiliqueta e Alaba sugli esterni, Milinkovic, Savic e Frankie de Jong a centrocampo, con Sancho, David Silva e Neymar, che è il capitano, alle spalle di Alexander Lacazette. Questo è il Liverpool allenato da Flavio Acquaviva, e adesso ci sono le due outsider praticamente della Premier League, il Leicester e il Newcastle. Partiamo proprio dal Newcastle, più che altro perché ce l'ho qui davanti. 4-3-3 offensivo anche qui, Newcastle allenato da Mattia Casalone, Onana tra i pali, poi Alderweireld e Joe Gomez al centro della difesa, con Meunier e Robertson che è il capitano sugli esterni, Fabian Ruiz e Wijnaldum a centrocampo, con Bruno Fernandes che ha girato a trequartista, Lozano e Rashford a supportare Timo Werner, che su FIFA è molto pericoloso, e chi ha seguito la carriera che vi ho raccontato, la mia di quest'anno su FIFA 20, lo sa. Quindi facciamo molta attenzione. Queste invece le Foxes di Giulio Ferrari, Courtois tra i pali e poi 4-3-3 di contenimento, con Vertonghen e Godin al centro della difesa, Angeligno e Kolarov sugli esterni, Kanté riportato all'Leicester, Kanté che ha anche la fascia al braccio, con Verratti e Tielemans a centrocampo, e poi Carlos Vela, Griezmann e Aubameyang a comporre un pesantissimo tridente offensivo. Ma adesso in Premier abbiamo finito, e quindi ci spostiamo di diritto in Serie A. Perché in Serie A? Perché non è la mia lega, che lascerò per ultima e che non vi aspettate, se non lo sapete, e quindi aspettate.
Partiamo dalla Juventus di Alessandro Malacarne. Una Juve che abbiamo visto fino adesso, no? Leggendo i vari giocatori, Chiellini, Pjanic, Ronaldo, un po' smontata, ma che poi si è ricostruita in modo interessante. Con un modulo interessante, perché lo leggete, è un 3-4-1-2. Raramente abbiamo visto la difesa a 3, anche se poi per il Barcellona, ad esempio, l'abbiamo vista. Stracoscia tra i pali. Umtiti, De Vrij e Jerome Boateng in difesa, con Zielinski e Draxler a centrocampo, Mahrez a destra, Pulisic a sinistra, Havertz alle spalle di Haaland, che è il capitano, e Luis Pistolero Suarez. È una Juve, secondo me, molto pericolosa, però vi ricordo, ditemelo qui sotto nei commenti. Comunque io intanto vi leggo la prossima di squadra, che è l'Inter, allenata da Matteo Di Battista, e in campo con un 4-3-3 offensivo, Kepa tra i pali, poi Hernandez, De Ligt, Lala e Alonso in difesa, Goretzka e Ziyech a centrocampo. Molto curiosa quella posizione di Ziyech a centrocampo, ma l'ha voluto lì il nostro Matteo, e quindi magari potrà essere pericoloso. Douglas Costa alle spalle del tridente pesante, capitan Mbappé a destra, Martial a sinistra e Gabriel Jesus terminale offensivo. In Serie A però ci sono altre 4 squadre. Intanto il Milan sull'altra sponda del Duomo, Milan allenato da Diego Lenoci, tra l'altro Diego che è stato protagonista dell'ultimo Racconto delle vostre carriere, uscito un paio di giorni fa, ve lo lascio sul canale qui sopra nelle schede. Neuer tra i pali, si comincia col botto. Romagnoli in difesa con la fascia al braccio, in realtà qui c'è un errore perché sarebbe dovuto essere Kane il capitano, se non ricordo male, tra quelli sorteggiati. Ma comunque Romagnoli, per realismo è giusto che sia lui. Marquinhos, Klostermann e Digne in difesa, con Rodri e Kimmich a centrocampo, Fekir alle spalle di Di Maria, Sané e Kane per l'appunto. Questo invece è il Napoli di Matteo 04, che tra l'altro è anche un tifoso del Napoli, ho scoperto successivamente, quindi lui è quello che gode di più in assoluto. Dopo di me, perché la squadra mia me la sono scelta da solo, però va bene, lui è proprio, insomma, si è costruito un Napoli incredibile. Un Napoli che è questo qui, Ederson tra i pali e poi 4-3-3 offensivo, tanto per cambiare. Schüle e Sanchez in difesa, con Van Bissaka e Gaia sugli esterni. Hamsik, ritorno del 17, e Allan a centrocampo, con De Bruyne che ha girato a trequartista qualche metro più avanti, e poi il tridente, Toven, Lukaku e Guedes. Per concludere il contesto italiano mancano due squadre, e sono le due capitoline. Prima la Roma, Roma allenata da Andrea Di Costanzo, che ha una grande responsabilità perché conoscete appunto anche il mio tifo, però devo dire che ha costruito una squadra davvero, almeno per quanto riguardano i nomi, con i controattributi, capiamoci. È un 4-3-3 offensivo, si parte con Oblak, il capitano tra i pali, Piqué, Thiago Silva, Odriozola e Rusillon in difesa, Saúl e Fernandinho a centrocampo, con James Rodriguez alle spalle di Bale, Coman e Benzema. La Roma non avrà mai una squadra così, ma come metà delle formazioni che vi ho letto, però, per quanto riguarda i nomi, tanta roba. Però attenzione, perché come bisognerà avere timore della Roma di Andrea, occhio anche alla Lazio di Dennis Demo, perché è uno squadrone anche questo. Lloris tra i pali, e poi da destra a sinistra in difesa, capitan Alexander Arnold, Jimenez, Militao e Junior Firpo, centrocampo con Thomas Partey e Casemiro, Eriksen alle spalle di Bergwijn, Jovic e Sterling. Ma comunque, chiusa la parentesi Serie A, adesso vi leggo le ultime due squadre. Campionato che, se non lo sapevate, insomma, non era detto che ci sareste arrivati, ma ve lo dico adesso, anche perché non è che posso andare avanti all'infinito con gli indovinelli. Siamo in Scozia, è la Scottish Premiership, che però è diventata Premier League come tutto quanto, e le squadre sono due, una è la mia, l'altra è il Celtic. La mia sono i Rangers di Glasgow, quindi le due squadre di Glasgow. Il Celtic è affidato ad Andrix 14, sarà un derby il nostro, no? Ed è un Celtic pericoloso, un Celtic che vede tanta Roma tra l'altro in formazione. Si parte dai pali perché c'è Paulo Lopez, poi è un 4-3-3 offensivo come molti appunto, Hermoso e Lenglet in difesa, con Walker e Mendy sugli esterni, Busquets e Thiago Alcantara a centrocampo, Zaniolo sulla tre quarti con Salah, capitano del club, Morata e Rodrigo a comporre il tridente offensivo. È un Celtic pericoloso, ma vediamo come ha risposto Fede Marconi. Parzialmente devo citarlo con l'aiuto di Nicola, NCR8 Super, che è anche un canale YouTube, mi ha aiutato all'inizio nel sorteggio perché avevamo fatto un po' di confusione con i ragazzi, qualcuno era rimasto fuori, doveva essere risorteggiato. Poi l'ho costruita da solo. Però per esempio lui ci ha messo lo zampino per quanto riguarda i pali, perché la sua scelta, che condivido e che ho condiviso, è stata Gigi Buffon, il nostro portiere. Da qui in poi la formazione è la mia, con supervisione sua, ma è la mia.
Capitan Van Dijk, il mio primo acquisto, ci tenevo in difesa. Con Kimpembe, Semedo e Tierney, nei quattro lì dietro. Lorenzo Pellegrini e Vidal a centrocampo. Gnabry, Dybala e Insigne alle spalle del Kun, alle spalle di Sergio Aguero. Questi i Rangers di Federico Marconi. Questa è la squadra che ci accompagnerà in questa carriera, perché ci spostiamo qui nel menu, lo vedete. In alto, tra l'altro, c'è la festa di presentazione di Aguero. Questo in teoria sarei io. E poi abbiamo tutta la classifica. Abbiamo tutta la classifica, vi mostro anche il calendario prima di salutarci e darvi appuntamento a sabato con la partenza di questa Superlega. Vedete già la prima giornata, noi saremo impegnati contro il Real Madrid, che rivedete in grafica, sarà un Real molto pericoloso. Però è uno spettacolo, è davvero uno spettacolo. Quindi vi ricordo anche come funzionerà il tutto. Una stagione, come vi dicevo prima, io giocherò contro il computer a leggenda, una carriera normalissima. Se ci dovessero essere partite di coppa, finali, tra l'altro qui abbiamo il Liverpool in Supercoppa Europea. Che poi in Supercoppa Europea perché? Non ha senso questa cosa in teoria. Ma va bene, grazie FIFA che ci arricchisce ancora di più il tutto, perché poi il Liverpool lo avremo anche in campionato. Insomma, sarà una stagione incredibile. Vediamo al volo com'è strutturata. Giocheremo la nostra ultima partita, vediamo un po' perché mi incuriosisce. A maggio contro il Milan, Milan di Diego Lenoci, tanto per cambiare, non poteva essere banale. Però veramente io non vedo l'ora di partire. Infatti io partirò subito con la registrazione, però voi il video lo vedrete sabato. Fatemi sapere se l'idea vi piace, spero che supporterete al massimo questa serie, perché a parer mio merita, solo per l'idea e per la costruzione che abbiamo fatto. Adesso viene il bello, adesso c'è la parte divertente, ma tra poco, perché vi ripeto, siamo alla fine di questo episodio. Vi invito a lasciare un like di supporto, ad iscrivervi al canale, a seguirmi sui social, Instagram e Telegram, su tutti. Se volete potete abbonarvi, questa è una cosa importante che mi fa piacere. E nulla, vi saluto, never give up, un bacione e bella regata.